internet sulla tua parola.it quelle che sono le registrazioni di questi incontri è davvero una grande opportunità. Io vi invito, se non è stato ancora fatto, ma senz'altro è già stato fatto, a visitare, far visitare, invitare tante persone ad andare ad ascoltare questi momenti. Noi non ci rendiamo conto talvolta delle migliaia di persone che ascoltano queste possibilità di formazione. Nel canale YouTube, Associazione Biblica della Svizzera Italiana, che abbiamo attivato 3 anni fa, le persone che hanno ascoltato le iniziative sono oltre 17.000. E ripeto, non stiamo parlando di un concerto del cantante o dell'intervento dell'attore, che sono obiettivamente molto più coinvolgenti, nel senso che hanno migliaia, migliaia e migliaia di persone. Stiamo parlando di incontri di lettura biblica, più comprensibile possibile evidentemente, ma di lettura biblica, quindi con l'esigenza di approfondire tutta una serie di dati. E quindi questo mi pare il primo dato fondamentale a cui possiamo collegarci. Io chiedo la cortesia di segnalare subito, lo dico sempre ai miei studenti e lo dico a tutti i contesti in cui ho la fortuna di proporre qualche riflessione, di segnalare subito se non si capisce quello che dico. Conoscendomi succederà. E quindi è assolutamente necessario che mi si segnali con qualche forma se le cose che sto dicendo non sono comprensibili, perché quale che sia la qualità di quello che insieme ci diremo, se non ci capiamo è del tutto evidente che il discorso diventa molto difficile, per le ragioni che tutti i presenti certamente comprendono. Chiederci qual è il contenuto di questa funzione che il profeta ha avuto e ha, certamente la Torah, cioè non soltanto le 10 parole, ma anche tutto quello che è il quadro generale dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, tra Dio e l'uomo, è il contenuto fondamentale a cui i profeti, dai maggiori ai minori, hanno sistematicamente invitato coloro che li ascoltavano, perché come voi tutti sapete, nell'antichità la stragrande, verrebbe voglia dire stragrandissima maggioranza della popolazione non sapeva né leggere né scrivere. E quindi è del tutto evidente che l'ascolto diventava l'elemento determinante. Allora, se l'alleanza tra Dio e l'uomo è l'asse portante, il centro di contenuto dell'azione dei profeti, magari con delle connotazioni talvolta più sociali, talvolta più politiche, talvolta più religiose, ma l'asse portante è costantemente questo, allora la domanda che noi ci facciamo e questa sera cercheremo di istruire è in buona sostanza la seguente. Ma questa cultura giudaica, che dalla Torah ai profeti agli scritti, cioè i cosiddetti testi sapienziali, salmi, cantico dei cantici, proverbi e così via, ha informato la vita di generazioni e generazioni. Era la stessa cultura in cui è nato Gesù di Nazareth? Allora, la domanda sembra banale, ma è tutt'altro che banale, perché noi per secoli, dobbiamo riconoscerlo, e per certi aspetti qualcuno continua a farlo anche oggi, abbiamo dato l'impressione di credere che Gesù fosse prima cristiano che ebreo. Perché abbiamo perso di vista completamente, o talvolta non abbiamo neppure considerato, il terreno culturale in cui il Nazareno è nato, dalla sua famiglia, a tutta una serie di contesti che variamente l'hanno considerato. Allora, se noi partiamo da questo discorso e cerchiamo di chiederci, tutti insieme, ciascuno dal suo punto di vista, quali sono i punti di partenza da cui il Nazareno ha iniziato la sua azione, la sua attività, dobbiamo riconoscere che abbiamo pochissimi elementi, perché tutte le persone presenti sanno che le versioni evangeliche canoniche, Marco, Matteo, Luca e Giovanni, non sono la cronaca della vita di Gesù minuto per minuto, non sono delle telecronache o delle radiocronache o delle videocronache, sono una serie di antologie, di fatti, detti, eventi fondamentali del Nazareno, che culminano nel percorso che va dall'ultima cena alle apparizioni del risorto. Ma, ripeto, sono tutte interpretazioni di quello che Gesù ha vissuto tra il 28 e il 30 d.C., partendo dal presupposto che sia nato qualche anno prima del cosiddetto anno zero, perché voi sapete, i Vangeli sono univoci nel dire che è nato quando Erode il Grande non era ancora morto. Erode il Grande muore, testi storici alla mano, nel 4 a.C. Allora, nell'arco di tempo che va dal 6-5 a.C. al 30 d.C., in quei 35 anni circa, la formazione del Nazareno è stata realizzata a partire da che cosa?
certamente a partire da una cultura familiare che era quella della sua generazione, di chi nell'ebraismo aveva molto più contatto con la propria identità religiosa e culturale in famiglia che non per esempio nella sinagoga o anche nello stesso tempio, tutto sommato, finché il tempio è stato ha potuto esistere e è rimasto, è il caso di dirlo, in piedi. Allora, se dalla dimensione familiare allarghiamo il campo, partendo dal presupposto che noi non sappiamo niente sulle capacità culturali del Nazareno, se sapesse leggere e scrivere, i testi ci dicono per esempio che nella sinagoga di Nazaret ha letto il rotolo di Isaia che gli è stato posto, o perlomeno il riferimento sarebbe quello, quindi parrebbe da pensare che sapesse leggere e scrivere probabilmente. In ogni caso, quello che ci interessa è capire quali sono i riferimenti che dal profetismo del Primo Testamento arrivano a Gesù di Nazaret, in particolare nella versione secondo Matteo. Ecco, allora, prima di cercare di fare una serie di letture, e il foglio che è a disposizione alle porte di questa sala è a disposizione di tutti, chiunque non l'avesse può tranquillamente disporne, non perché non riesca a sopravvivere senza averlo tra le mani, ma perché può essere un aiuto nel nostro discorso. Ecco, allora, se noi consideriamo complessivamente questo tipo di riflessione, che cosa dobbiamo dire? Allora, noi siamo stati educati, correggetemi se sbaglio, è possibile che stia parlando solo della mia formazione, a una serie di luoghi comuni. Uno di questi luoghi comuni era che ci fosse una sorta di giudaismo, una specie di fiume in piena, fatto essenzialmente di persone molto attente alle norme, alle regole e ai precetti, contro i quali il Nazareno ha preso posizione in modo molto deciso e molto duro. Ora, questo discorso è stato la base fondamentale che ha portato a pensare che ci fosse questo predicatore, cioè di Nazaret appunto, che come una sorta di Don Chisciotte si lanciava contro tutti coloro che erano la classe dirigente giudaica, che prendeva posizione contro di lui e che poi l'ha portato sostanzialmente alla morte. Ora, il discorso è molto più articolato di così, perché se noi andiamo a leggere, per quello che è possibile, dai testi profetici, attraverso una serie di altri testi dell'Antico Testamento, quello che sono le reazioni che i evangelici danno nel rapporto tra Gesù e le varie componenti giudaiche, noi dobbiamo molto schematicamente dire che c'erano almeno due grandi filoni nel giudaismo di vari secoli prima di Gesù, sino a Gesù e oltre. Una serie di filoni, tutti dediti a un rispetto estremamente particolare delle norme contenute nella Torah. Torah che non si traduce con legge, anche se noi abbiamo messo la lettera maiuscola per cercare di differenziare, ma si traduce piuttosto come istruzione, insegnamento. Allora, una serie di gruppi, per esempio una grande componente farisaica, una grande componente di scribi, una grande componente sociale di questo genere, estremamente attenta alle più minime regole contenute nella Torah. Scherzando, qualche volta mi capita di dire che per loro i precetti dovevano essere non 613 ma almeno 1226, perché ogni giorno poteva esserci qualche ulteriore precisazione. E quindi costoro avevano un atteggiamento tutto sommato di estrema rigidità nel confronto con i testi e con la vita che discendeva dalla Torah. Parallelamente, talvolta in modo conflittuale, una serie di altre componenti del giudaismo erano invece estremamente più liberali e aperte. Voi ricorderete, tratto dal profeta Osea, ma il riferimento ritorna anche in altri profeti, la famosa affermazione misericordia voglio, oppure amore misericordioso voglio e non sacrificio. Ecco, se noi dovessimo sintetizzare il comune denominatore di questi altri gruppi, potremmo sintetizzarlo così. Allora, voi capite che già questo sfuma molto il discorso che mediamente noi facciamo rispetto a questi temi. Perché? Perché da una parte noi abbiamo questa grande attenzione alle norme più minute della Torah, partendo dall'idea che la Torah sia la via della salvezza, la via che dà il senso della vita essenziale. E dall'altro lato però avete una realtà molto più sfumata, articolata e multiforme, in cui la sostanza della vita è, lo diciamo con un linguaggio che è evangelico, è quella del sabato per l'uomo, non dell'uomo per il sabato. Allora, molto spesso, anche in epoche non piuttosto vicine a noi, abbiamo diffuso l'idea che Gesù fosse un grande innovatore
e che questa innovazione fosse come una specie di fungo nel deserto, cioè una realtà dove c'era questa presa di posizione che lancia in resta il Nazareno faceva rispetto a tutti coloro che lo circondavano nella sua esperienza di vita. Invece la realtà, come dicevo, è più articolata. Gesù nasce, cresce, si sviluppa in un contesto giudaico che è quello piuttosto del secondo filone piuttosto che del primo, nei termini molto schematici, e me ne scuso, che ho usato sinora. Allora, se noi vediamo come c'è questa sorta di continuità, continuità particolarmente significativa, e ci chiediamo, ma allora, i profeti, per esempio, nell'immaginario di Gesù, per quello che le versioni evangeliche ci dicono, testimonianze limitate certamente, che significato hanno, che ruolo hanno? Allora, il Vangelo secondo Matteo è un banco di prova molto importante, lo ricordava Don Giovanni prima, perché è la versione evangelica delle quattro più chiaramente rivolta a un pubblico fatto in larga misura da persone che dal giudaismo provenivano. Provate a pensare che cosa questo voleva dire. Gesù muore nell'aprile del 30, nel giro di qualche settimana sostanzialmente i testi ci dicono ascende al cielo. Da quel momento in poi è tutta attesa della fine dei tempi, cioè attesa della parosia, che per i primi decenni si riteneva fosse di lì a poco un evento che si sarebbe realizzato e che poi progressivamente si è ritenuto essere più proiettato nel futuro. Bene, nell'arco di tempo che va dal 30 d.C. agli anni tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, grosso modo una cinquantina d'anni dalla morte e risurrezione di Gesù, il redattore matteano, cioè colui che complessivamente con altri ha portato a redazione finale questi 28 capitoli che sono quelli contenuti nel Vangelo secondo Matteo, si è trovato in una situazione davvero molto interessante e molto complessa, perché da una parte scriveva a persone, per persone che erano molto fiere della propria identità giudaica, del fatto di essere state educate e cresciute nella Torah, di aver frequentato finché il Tempio è stato frequentabile il Tempio. Ma nello stesso tempo erano persone che, proprio perché discepole del Nazareno, magari di seconda o terza generazione, visto che i Vangeli scrivono, sono i nipoti che scrivono quello che i nonni hanno vissuto sostanzialmente. Ecco, allora in questo quadro di carattere generale noi vediamo come costoro, in quanto discepoli del Nazareno, vogliono marcare la loro distanza, la loro differenza rispetto a coloro che continuano a frequentare essenzialmente la sinagoga. Allora voi potete immaginare che tensioni anche di carattere interiore questo discorso voleva dire. Allora, se queste tensioni può averle vissute Gesù durante la sua predicazione, e possono inizialmente averle vissute alcuni dei destinatari che lo ascoltavano durante la sua attività ministeriale in giro per la Palestina, a maggior ragione questo discorso vale a distanza di decenni, quando il Nazareno non è più percepito come un personaggio storico contemporaneo, come siamo per esempio ciascuno di noi per gli altri in questa stessa sala, ma nello stesso tempo ci si rende conto dell'importanza delle cose che ha detto e delle differenze che ha proposto rispetto a quella che era la cultura e la tradizione giudaica. Non so se mi sono spiegato sinora. Allora, se noi teniamo conto di questi dati, di questi riferimenti, cerchiamo di leggere a questo punto qualche passo del Vangelo secondo Matteo che ci aiuti a cogliere da un lato la continuità di carattere culturale e dall'altro lato la progressiva differenziazione, sapendo che non stiamo parlando né per compartimenti stagni né per scatolette a cubetti, ma inevitabilmente nell'antichità dobbiamo parlare di interscambi, osmosi, scambi di riferimenti culturali, dove talvolta non esiste il bianco da una parte e il nero dall'altra, ma ci sono tante gradazioni di grigio, come d'altra parte succede nella vita degli esseri umani da quando hanno calcato, hanno messo piedi sulla terra sostanzialmente, e fino alla fine del mondo non ho l'impressione che le cose sostanzialmente cambieranno. Allora, se noi prendiamo la pagina seconda del fascicolo che è stato distribuito, innanzitutto ci troviamo di fronte al brano del Vangelo secondo Matteo che di solito saltiamo tutti a piedi pari, cioè che non leggiamo se non quando siamo costretti
assolutamente a farlo, cioè la genealogia, i primi 17 versetti. Le ragioni sono molte, la noia, la convinzione, la persuasione errata che sia lontanissimo dalla realtà evangelica e una serie di altre considerazioni che vi risparmio e che ciascuno può liberamente fare personalmente. Allora, se noi ripercorriamo questi primi 17 versetti e soprattutto partiamo dalla primissima battuta, libro di nascita di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, potremmo dire che già tutto è stato quasi detto. Perché il riferimento è alla regalità di Gesù, Davide, e ancor di più alla fede di Gesù, che da Abramo, di generazione in generazione, si articola variamente. Abramo è il padre della fede, che prima crede e poi viene circonciso. La circoncisione è un fatto successivo, assolutamente successivo, anche il libro della Genesi ce lo dice con assoluta chiarezza. Quindi, libro di nascita, e questa espressione è la stessa con cui inizia il primo versetto della Genesi. Andate a fare tutte le verifiche del caso e vi rendete conto che questo dato è una corrispondenza notevole. Non possiamo sapere evidentemente se i destinatari di Matteo fossero consapevoli di questa correlazione e dobbiamo stare attenti a non fare ipotesi troppo avventate, però certamente è un dato questo che noi possiamo notare con grande interesse. Il primo libro dell'Antico Testamento inizia in qualche misura come il primo libro del... anzi, il primo libro del Nuovo Testamento inizia come il primo libro del primo. A questo punto, se voi ripercorrete, toccate soltanto le figure femminili che trovate all'interno di questo novero, di questi versetti, poche, cinque sostanzialmente, perché la generazione di cui qui si parla è da maschio a maschio. Vedete fin dall'inizio Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli e via discorrendo. Ora, le cinque figure femminili che trovate all'interno di questo testo sono la continuità e la discontinuità nello stesso tempo. Perché? Innanzitutto, le prime quattro sono quattro figure dal punto di vista etico, culturale e globale per niente nella linea giudaica. C'è una prostituta, ci sono delle straniere, c'è la moglie di Uria, e voi ricordate senz'altro di che cosa la moglie di Uria sostanzialmente fu complice rispetto al marito stesso. Quindi il quadro è un quadro molto più articolato e molto meno tradizionale di quanto si possa credere. Questo per testimoniare come in una versione evangelica intrisa di giudaismo come questa, fin dall'inizio la realtà è molto più universale e molteplice di quanto mediamente si creda. E non c'è soltanto questo. Guardate il versetto 16. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale fu generato Gesù, chiamato Cristo. Allora, in nessuna di queste generazioni si parla di una donna che abbia una funzione generativa come in questo caso si dice di Maria. Allora Maria, che è la quinta donna della sequenza, è elemento di continuità rispetto a quello che viene proposto in precedenza, ma di discontinuità notevole perché ha un ruolo all'interno della generazione che le altre donne non hanno. E stiamo parlando di una ragazza galilaica di Nazareth, una ragazza nata ai confini delle terre pagane, cioè in un contesto dove mantenere la purità rituale era difficilissimo se non impossibile, dove quindi fin dall'inizio si sottolinea come tutto ciò che è l'inquadramento storico di Gesù di Nazareth è un inquadramento molto più multiforme, generale, universale di quanto mediamente si creda. Provate a pensare a questo cosa voleva dire tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 nelle comunità fatte in larga misura da provenienti dal giudaismo che si sentivano leggere un contesto del genere e lo potevano sentire leggere anche i giudei che erano ancora cultori delle sinagoghe erano all'esterno. Non ci vuole un genio né un esperto di teologia biblica per capire quanto potesse essere complesso e problematico ragionare in questo modo, perché in parte era un ragionamento polemico, dobbiamo riconoscerlo. Il discorso continua. Nei versetti che seguono di questo primo capitolo, la cosiddetta annunciazione a Giuseppe, noi ci troviamo di fronte a un dato estremamente interessante. Noi abbiamo avuto spesso l'idea che fosse centrale in questo brano, per esempio, la sottolineatura della verginità di Maria nel momento in cui concepisce. E certamente questo dato della verginità di Maria
vede il Vangelo secondo Matteo e il Vangelo secondo Luca assolutamente convergenti. Questo è un dato fondamentale. Noi non abbiamo indicazioni, e lo scopriamo già in questo testo, su che cosa è successo a Maria dopo che ha messo al mondo Gesù, cioè ci siano stati o no dei figli successivi. La Chiesa ha dogmatizzato la perenne verginità di Maria a partire dal VI secolo d.C., ma testi biblici alla mano non ci sono elementi che ci aiutano in questa direzione. E tutte le volte che noi abbiamo fatto del vero e proprio equilibrismo per chiamare i fratelli cugini, parenti o in qualche altra forma, l'abbiamo fatto per ragioni esterne ai testi biblici, non interne ai testi biblici. Ma su questo eventualmente torneremo magari nel momento del dibattito. Quello che è interessante è vedere qual è il centro di questo brano. E il centro del brano sono le parole del sogno che Giuseppe vive. Giuseppe, figlio di Davide, versetto 20, non temere di accogliere Maria tua sposa, perché la vita che è in lei viene da un soffio umanamente inconcepibile. Il collega Petraglio e io abbiamo tradotto in questo modo Spirito Santo per dare la sottolineatura, da un lato, della difformità evidente rispetto alla realtà umana e nello stesso tempo per ricordare profondamente il collegamento con il soffio creatore dell'inizio di Genesi. Quindi per sottolineare questo dato che dall'ebraico al greco è abbastanza facilmente proponibile. E anche perché se noi avessimo tradotto, mi permetto questa battuta, Spirito Santo, sono certo, correggetemi se sbaglio, che buona parte dei presenti, se non tutti, sarebbero passati serenamente sul testo dicendo questa cosa l'abbiamo sentita tante volte, andiamo avanti. E invece è molto importante soffermarci su questi dati anche da questo punto di vista. Darà al mondo un figlio, tu lo chiamerai Gesù perché è lui che salverà i membri del suo popolo dai loro peccati. E avvenne tutto questo perché si adempisse la parola del Signore tramite il profeta. Ecco, la Vergine diventerà incinta, darà al mondo un figlio e lo chiameranno Emanuele, che significa Dio è con noi. Allora, il cuore di questo brano è la doppia denominazione di Gesù. Cioè, che cosa sappiamo di Gesù prima che nasca? Sappiamo che fin dal suo nome, Yeshua significa Dio salva, è colui che libera dagli sviamenti della vita, cioè dai momenti in cui gli esseri umani si allontanano da Dio, gli esseri umani stessi, e nello stesso tempo è colui che è Dio accanto agli esseri umani, Dio con gli esseri umani. E qui c'è un dato, un dettaglio interessantissimo, che è legato proprio alla parola Emanuele. Allora provate a pensare, la maggior parte di coloro che ascoltano questi testi viene dalla cultura giudaica, quindi anche dall'ebraico aramaico. Quindi, Emmanuel, che cosa voglia dire? Certamente lo sa. Nel testo di Isaia 7, capitolo 7, versetto 14, che viene qui ripreso nella traduzione greca dei 70 con alcune modifiche, il testo si ferma alla parola lo chiameranno Emmanuele, anzi poi c'è anche un'altra modifica su cui non entriamo per ragioni di tempo. La spiegazione, la traduzione, è un'aggiunta dell'Evangelista. Non c'è nel testo di partenza. Non c'è nella traduzione, nel greco, nell'aramaico, nell'ebraico del testo originale, non c'è nella traduzione ellenistica in greco tra il III e il II secolo a.C., ma c'è nel testo di Matteo. Allora l'Evangelista che cosa sottolinea in modo inequivocabile? Il significato profondo di questa parola. Ha bisogno di sottolineare ulteriormente questo significato. E questo significa, appunto, far notare ancora di più la presenza con gli esseri umani di colui che sta per venire al mondo. Ora, questi due dati sono davvero estremamente importanti, per ragioni che i presenti certamente comprendono. Perché in un testo che è iniziato con una genealogia che si apre alla universalità della fede da Abramo a scendere, attraverso l'apporto decisivo di una donna attraverso la quale viene al mondo Gesù Cristo, questo è il riferimento che viene dato dal testo, costui chi è? Una persona che viene al mondo che ha due funzioni fondamentali, la liberazione dal male e dalla sofferenza, della distanza da Dio da una parte e l'affiancamento costante degli esseri umani dall'altra. Ora il discorso potrebbe continuare, passeremo ad alcuni altri testi, io vi ho riportato alle pagine 2 e 3 in particolare di questo fascicolo
una serie di passi del Vangelo secondo Matteo in cui vi sono citazioni profetiche particolarmente significative. Se voi pensate, per esempio, che quella citazione di Isaia 7 che abbiamo appena visto, la Vergine, certamente quando il profeta Isaia la mise per iscritto nell'ottavo secolo avanti Cristo, non aveva minimamente in mente né Maria né Gesù. È l'Evangelista, sono le origini cristiane che rileggono quei testi molto più antichi alla luce della finalità di Gesù. E quindi il nostro obiettivo, nella logica che dicevamo con Don Giovanni prima, di rapporto con l'Antico Testamento, ci porta a dire che cosa? Che vi è una lettura nel contesto dell'ottavo secolo avanti Cristo, ebraica o cristiana, di quel brano, e c'è una lettura del primo secolo dopo Cristo, nell'ambito delle origini cristiane, che finalizzano tutto alla figura di Gesù. Ma non è meglio la prima o meglio la seconda. Sono due letture che entrambe devono far parte del nostro bagaglio di conoscenze. Perché il fatto che io sottolinei il riferimento politico a cui si richiama quel testo di Isaia 7 nell'ottavo secolo avanti Cristo non significa che io svaluti quello che l'Evangelista ha pensato di riproporre leggendo il testo nella forma che abbiamo detto, quindi pensando che quella Vergine fosse Maria e quel bimbo fosse il Nazareno, fosse Gesù Cristo. Non so se è chiaro il discorso, ma è molto importante distinguere gli ambiti. Credo che su questo profilo non solo la professoressa Cirella, ma tutta una serie di altre colleghe e colleghi ormai insistano notevolmente, non tutti. Voi trasversalmente nelle chiese, tra cattolici, protestanti, ortodossi, avete fondamentalisti di vario tipo che non distinguono nessun piano e mettono tutto insieme. Ma, ripeto, ciascuno ha i suoi limiti e, giustamente, cercheremo di farcene una ragione, sperando che la situazione evolva in senso positivo. D'altra parte, se noi pensiamo, per esempio, a quanto in certi contesti, per esempio, pensare che le chiese pentecostali potessero costituire una facoltà di scienze religiose ad Aversa, 15 anni fa probabilmente era fantascienza, da 5 anni questa facoltà esiste, facendo un'attività anche molto interessante. Quindi si tratta di vedere come, anche sotto questo profilo, tra cattolici, protestanti e ortodossi, le cose possano evolvere con vantaggio per tutti noi, nell'aiuto reciproco, partendo sempre dal presupposto che il cuore convergente di tutti è Gesù Cristo, quindi è un unificante molto più importante di tutte le differenze. Allora, se noi consideriamo questo dato e passiamo alla ultima pagina con tre riferimenti che mi sembrano molto interessanti nel quadro generale, nella linea della continuità e discontinuità che dicevamo, forse facciamo qualche scoperta ulteriore. Siamo al capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo, siamo all'ultima pagina del fascicolo distribuito, all'interno del cosiddetto discorso della montagna. Voi sapete, è il primo dei 5 grandi discorsi di Gesù Matteano. È interessante vedere come la prima battuta del primo discorso è la famosa affermazione «Beati i poveri per lo spirito», e l'ultima battuta, l'ultimo episodio dell'ultimo discorso è il famoso affresco del giudizio universale. Avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere. A sottolineare come la logica delle beatitudini e l'attenzione fondamentale agli altri come dimostrazione decisiva della propria giustizia e della propria fede siano i due elementi all'interno dei quali il Vangelo in generale, specificamente il Vangelo secondo Matteo, si colloca variamente. Voi tutti sapete dall'esperienza che avete fatto di letture di testi della tradizione giudaica che nella cultura giudaica lo speculare astratto non esiste. C'è un'attenzione al fare, alla concretezza del comportamento, all'azione diretta estremamente significativa. Tutta una tradizione essenzialmente di cultura greca ha portato certe scelte rispetto anche alla fede cristiana all'astrazione e all'allontanamento dalla concretezza della vita. Ma se noi torniamo alle radici ebraiche, alle radici che vanno fino al primo secolo e al secondo dopo Cristo, queste astrazioni si dissolvono come la neve al sole. Occorre la pazienza di fare questo piccolo o grande percorso. Dicevo, tornando al nostro discorso, nel discorso della montagna, dopo le affermazioni e le beatitudini, voi trovate questi pochi versetti. Al capitolo 5, versetto 17 e seguenti. Non pensate che io sia venuto ad abolire la Torah o i profeti, non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. Infatti, in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure uno iota o un segno della Torah senza che tutto sia compiuto.
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli esseri umani a fare così, sarà chiamato piccolissimo nel Regno dei Cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli esseri umani, sarà chiamato grande nel Regno dei Cieli. Infatti, io vi dico, se la vostra giustizia non sarà abbondante più di quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel Regno dei Cieli. Allora, se le persone qui presenti hanno modo di rileggere con maggiore lentezza e meno enfasi di quella che ho usato io questi versetti, si rendono conto che ci sono delle incongruenze evidenti. C'è qualcosa che non quadra, che non funziona da un versetto all'altro. C'è una serie di contraddizioni interne a questi testi, perché prima si dice sono venuto a dare compimento e poi si dice guai a voi se un solo iota non viene applicato in modo assolutamente totale. Allora, molti autori, molti esperti hanno ragionato in questi termini. Qui ci sono versetti che sono delle parole dirette del Nazareno e versetti che sono l'aggiustamento, il rimaneggiamento dell'Evangelista. Allora, i due versetti centrali, cioè la necessità della non lasciare in evaso neppure uno iota, fanno parte della testimonianza diretta del Nazareno. Il riferimento al portare a compimento va dal Nazareno alla testimonianza dell'Evangelista che arriva a redazione del testo. Però c'è un fatto che certamente i presenti hanno colto, ed è quell'espressione che trovate al versetto 18. Non passerà neppure uno iota o un segno della Torah senza che tutto sia compiuto. Allora, i presenti certamente ricordano dove questa espressione viene pronunciata e anche da chi. Io non intendo fare un quiz tipo Eredità, ma è del tutto evidente che questo dato diventa abbastanza agevole. Gesù sulla croce dice esattamente tutto è compiuto, perlomeno nelle traduzioni che variamente abbiamo proposto. E allora cosa significa questo? Che il superamento della Torah, il superamento della tradizione giudaica in questi termini avviene nel momento in cui il percorso passione e morte arriva al suo compimento. Cioè quando, dall'ultima cena alla passione e alla morte, colui che fino a quel momento era stato uno dei tanti predicatori giudaici che circolavano per la Palestina, dimostra la innovatività fondamentale della sua presenza. E voi ricorderete che anche nel contesto dell'ultima cena, di cui si occupano Marco, Matteo e Luca, e di cui non si occupa direttamente il Vangelo secondo Giovanni, che invece esprime il criterio dell'ultima cena, per esempio con il folgorante episodio della lavanda dei piedi, voi trovate che cosa in quei contesti? Vedete che fino al momento in cui Gesù pronuncia le parole il mio corpo è questo, il mio sangue è questo, la cena è una cena di impianto pasquale, non strettamente pasquale, ma di impianto pasquale, giudaica, come molte altre vissute in precedenza. Da quelle affermazioni in poi, il discorso cambia in modo sostanziale. Perché chi sta parlando, lo sappiamo tutti, mette la propria vita in gioco e può farlo essenzialmente perché non è soltanto un essere umano. Nella Bibbia nessuno può mettere il proprio sangue, cioè la propria vita, a disposizione, soltanto Dio può farlo e in questo caso siamo nella situazione che abbiamo appena descritto. Al capitolo 22, quindi quando siamo in una delle cosiddette parti narrative del Vangelo secondo Matteo, un testo mirabile dal punto di vista formativo, come molti sanno, articolato tra i cinque grandi discorsi che ricordavo, e le parti narrative che tengono insieme questi discorsi così ampiamente articolati da Gesù Matteo. Ecco, in questo passo, che trovate anche in Marco e in Luca in parallelo, il testo dice: quanto ai farisei, udito che aveva ridotto al silenzio i sadducei, si riunirono insieme, e uno di loro, un dottore della Torah, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, qual è il comandamento grande della Torah? Ed egli gli disse: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il comandamento grande e il primo. E il secondo è simile ad esso. Amerai il prossimo tuo come te stesso. A questi due comandamenti sono incardinati tutta la Torah e i profeti. Allora, noi abbiamo tradotto, il collega Petraglio e io, con l'espressione sono incardinati, cercando di essere il più letterali possibile, proprio per dare il senso del significato che questo passo vuole indicare. Allora, cosa significa nella nostra esperienza quotidiana incardinare qualcosa in qualcuno?
qualcosa in qualcosa. Significa metterlo in condizione di potersi muovere a partire dal cardine. Allora, la Torah e i profeti sono incardinati nei due comandamenti dell'amore con tutta la propria persona a Dio e dell'amore per il prossimo come se stessi, nel senso che in assenza di questi due principi non esistono. E questo non è cultura cristiana, questa è cultura giudaica dei filoni misericordia, voglia e non sacrificio, non dei filoni legalisti e precettistici che prima ho rapidamente evocato. Ma è del tutto evidente che da questo discorso, con questa centralità grande dei due comandamenti che ricordavo, arriviamo alla logica dell'ultima cena che io ho qui riportato nelle parole del capitolo 26, e certamente il discorso qui cambia in modo significativo. Ora, mentre essi mangiavano, capitolo 26, Gesù prese il pane e pronunziata la benedizione, lo spezzò e datolo ai discepoli, disse: prendete, mangiate, il mio corpo è questo. E dopo aver preso un calice e aver reso grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, infatti il mio sangue dell'alleanza è questo, versato riguardo a molti in remissione di peccati. E io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Io sono convinto che le persone che hanno seguito, in particolare quello che abbiamo cercato insieme di dire fino adesso, si saranno tutte rese conto, e io ho sottolineato in grassetto apposta questi passaggi, della continuità evidente tra il primo capitolo, l'Annunciazione a Giuseppe, e i riferimenti che troviamo qui alla remissione di peccati e all'essere con voi. Esattamente i due riferimenti legati ai nomi che Gesù ha fin dal momento in cui viene annunciata la sua nascita. Ora, è del tutto evidente, lo sappiamo tutti, che le versioni evangeliche sono state scritte non dall'inizio alla fine, ma dalla fine all'inizio. Cioè l'esperienza della passione, morte e risurrezione è stato l'elemento qualificante che ha fatto rivisitare tutto quello che Gesù aveva visto in precedenza, vissuto in precedenza. Ecco, ma questo dato è estremamente interessante, perché, ripeto, noi pensiamo a Gesù che predica, parla, vive, agisce nel 28-30 d.C., ma nello stesso tempo pensiamo al secondo livello, che è quello dell'evangelista che propone a distanza di decenni questi contenuti alle comunità nei termini che il primo ho cercato di evocare. E infatti, se voi confrontate questi versetti del capitolo 26 di Matteo con i versetti paralleli del capitolo 14 di Marco, voi, e Marco è il testo fondativo a cui l'evangelista Matteo si ispira, non trovate il riferimento alla remissione dei peccati, non trovate il bere con voi e non trovate neppure il riferimento al regno del Padre mio, perché come voi sapete il tema della paternità di Dio in Matteo è particolarmente significativa, a tal punto che per esempio il discorso della montagna, i capitoli 5, 6 e 7, che iniziano con le beatitudini e si concludono con le famose immagini della casa costruita sulla roccia o costruita sulla sabbia, hanno come perno centrale il Padre nostro della versione matteana. A dire che i valori delle beatitudini e della attenzione alla volontà di Dio si realizzano nella vita delle persone a condizione che le persone abbiano con il Padre di tutti un rapporto particolarmente significativo, in una logica di amore, di perdono e di riconciliazione. E a questo punto arriviamo all'ultimo testo e poi una breve conclusione per non abusare della pazienza di tutti voi. Siamo agli ultimi versetti della versione matteana, gli ultimi versetti 16-20 del capitolo 28. Gli undici discepoli, ovviamente undici perché il dodicesimo sappiamo che fine aveva fatto, intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva ordinato loro. Quando lo videro gli si prostrarono innanzi. Alcuni però ebbero dei dubbi. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli in tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi avevo comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino al compimento del tempo. I dati sono molti, potremmo leggere questo brano non parola per parola, sillaba per sillaba. Tanti rimandi sono importanti anche nelle brevi letture che noi questa sera abbiamo insieme cercato di vivere. Ma quello che è interessante è sottolineare almeno tre dati fondamentali. Innanzitutto questo riferimento al monte che Gesù aveva ordinato loro. Gesù non ha ordinato nessun tipo di monte a nessuno. Ma è chiaro che il riferimento è al monte del discorso della montagna e ancora di più al monte Sinai,
dove Mosè è andato a ricevere le 10 parole, quelle che noi chiamiamo le tavole della Torah più comunemente. Quindi da Mosè a Gesù sulla montagna, a Gesù risorto che appare in questi termini, la continuità culturale è piuttosto evidente. A questo punto però, al di là, ed è il secondo riferimento, al di là del mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, nel senso che io che sono lo stesso che ha patito e morto ed è risorto in questa forma, sono in continuità tra quello che ho fatto prima di questi eventi e quello che vi sto mostrando in questo momento. Perché dobbiamo sempre ricordarci che tutte le volte in cui Gesù, per esempio nel Vangelo secondo Luca e nella prima lettera ai Corinzi, nella testimonianza paolina, dice fate questo in memoria di me nell'ultima cena, non fa riferimento innanzitutto e soltanto al rito e alla memoria del rito, fa riferimento a tutto ciò che Gesù ha fatto in precedenza in termini di attenzione agli altri, di disponibilità nei confronti degli altri, di solidarietà nei loro confronti. E quindi fate questo in memoria di me significa fate tutto quello che io ho fatto ad imitazione di quel che ho fatto in ricordo vivo e vitale di quello che io sono stato. Ecco, dicevo qui il riferimento fate discepoli in tutte le nazioni, non nel senso di colonizzare religiosamente tutti, ma di essere presenti in ogni contesto universale e culturale, e la genealogia iniziale in qualche modo è un'apertura in questa direzione, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E nei Vangeli l'unico riferimento che troviamo alla dimensione trinitaria, ed è chiaramente un riferimento che l'Evangelista introduce quando l'esperienza liturgica ha avuto decenni di realizzazione, non certamente all'altezza del 30 d.C. insegnando loro ad osservare tutto ciò che avevo comandato. E qui, dal discorso della montagna in poi, i riferimenti sono molteplici, evidentemente. E allora voi capite che il culmine conclusivo, in qualche modo, è la cartina di tornasole di tutto quello che abbiamo ascoltato sino adesso. Ecco, io sono, presente indicativo che dà la continuità nel tempo, con voi tutti i giorni fino al compimento del tempo. Matteo non parla di ascensioni, resta nel contesto di questo discorso, ma è chiaro che il richiamo è alla parusia, al ritorno definitivo. In attesa che io ritorni definitivamente, sarò con voi passo passo, momento per momento, giorno per giorno. Ecco, questo in poche parole è il quadro generale. Allora, noi che cosa possiamo dire in termini conclusivi? Sempre nella consapevolezza che leggere un testo biblico è importante leggendolo in sé, ma è importante almeno altrettanto leggendolo per la vita nostra, per il modo in cui noi cerchiamo di vivere giorno per giorno. Nel senso che le due domande fondamentali, che cosa dice il testo in sé e che cosa dice il testo alla nostra vita, sono egualmente importanti l'una e l'altra. Ecco, noi al termine di un percorso come quello che quest'anno è stato proposto dalla professoressa Cirella e come nel nostro piccolo stiamo concludendo insieme questa sera, dobbiamo innanzitutto dirci che i libri dell'Antico o Primo Testamento, in particolare i libri profetici, sono assolutamente essenziali, scusate l'enfasi, per leggere qualsiasi pagina neotestamentaria, per tentare di essere cristiane e cristiani nel nostro tempo. A me non piace mai dire io sono cristiano, io mi permetto di dire tento di essere cristiano, che è già un risultato piuttosto brillante complessivamente. La lettura degli scritti del Primo Testamento deve avvenire, del secondo elemento, nel contesto culturale in cui sono stati scritti. Avete visto dall'ottavo al secondo secolo avanti Cristo, libri profetici uno dopo l'altro si sono succeduti a partire dall'esperienza dei profeti storici e di tanti loro collaboratori e successori che hanno contribuito alla redazione dei testi come a noi sono arrivati e come noi ne disponiamo. La fede e la vita di Gesù di Nazareth è fondata sulla cultura giudaica e non si capisce al di fuori di questo contesto. Avremmo potuto dire molte altre cose rispetto a quelle che abbiamo soltanto abbozzato, ma spero che un'idea minima perlomeno siamo riusciti insieme a darci. Le origini cristiane, gli evangelisti, le generazioni dal 30 all'80 al 90 d.C., due, tre generazioni, hanno letto molti testi profetici del Primo Testamento in funzione dell'esperienza di Gesù Cristo e quindi in qualche misura li hanno strumentalizzati, certo, sicuramente, ma in una prospettiva che portasse alla salvezza coloro che erano i loro interlocutori, salvezza nel senso
portasse alla pienezza di vita i loro interlocutori. Allora, noi possiamo leggere legittimamente i testi profetici nel loro contesto, possiamo leggere legittimamente nella lettura che ne fanno le origini cristiane, cercando di capire l'una cosa e l'altra, senza fare integrazioni, senza identificare i due piani, perché faremmo un cattivissimo servizio alla cultura biblica e, se posso permettermi, soprattutto alla nostra cultura dal punto di vista di crescita personale come donne e uomini di questo nostro tempo. E in conclusione, il Vangelo secondo Matteo, che è stato redatto grosso modo una cinquantina d'anni come redazione finale dopo la morte e risurrezione di Gesù, lo abbiamo detto più volte questa sera, prevalentemente per persone di cultura giudaica, che cosa propone? Propone il messaggio di Gesù di Nazareth, crocifisso e risorto, da un lato come un ritorno profondo alle radici del giudaismo biblico, le radici, lo ricordo ancora una volta, del misericordia voglio e non sacrificio, andando al di là di queste radici, non per scavalcarle o per cancellarle, ma per tornare alla profondità del rapporto con Dio, ad immagine e somiglianza del Creatore, nella incarnazione di Dio in Gesù, che essenzialmente è l'incarnazione di un amore che non ha fine, a meno che ciascuno di noi voglia che in qualche misura nella sua vita si concluda. E vi ringrazio molto per la vostra pazienza. Ringraziamo il professore Maestro Borghi di questa riflessione. Noi in genere, qualcuno che sia, diciamo, unito a noi questa sera, alle 8 in punto lasciamo. Un attimo prima della maturità giudaica dal punto di vista religioso. Nello stesso tempo c'è la volontà di sottolineare come Gesù entri in testi come quelli canonici, dove quello che è interessante non è fare la storia della vita di Gesù, ma spiegare il senso teologico della sua presenza, come egli sia in grado di avere questo rapporto con la sua tradizione, ma nello stesso tempo debba fare, da quel momento, cominciare in qualche misura a camminare da solo. Allora, quando lei arriva al culmine di quel testo dove, parlando coi genitori, tra l'altro mi permetto di invitare tutti a fare un confronto tra Luca 1 e Luca 2, e vedrete che i preferimenti a tutta la concezione virginale sono in Luca 1 e scompare tutto in Luca 2, cioè lì ci sono dei genitori come ciascuno di noi, non c'è nessun altro riferimento. Tuo padre e io ti cercavamo. Ecco, questo per dare il riferimento diretto, non sembra più neanche il padre putativo di prima, ma questo è un discorso complesso che ci porterebbe lontano. Però, qual è il culmine? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? No, ma che cosa vuol dire? Noi non sappiamo se Liani ne avesse 12, 13, 15, 18 o quanti. Non sappiamo se fosse chissà quale stagione quella in cui è andato al tempio. Non sappiamo se l'abbiano perso per pochi giorni, questi sono tutti dettagli che ci sfuggono, perché quella non è la narrazione momento per momento dei fatti. Il senso fondamentale è la volontà di marcare da quel momento in poi, entrando nella maturità religiosa, una sua attenzione al padre particolarmente rilevante. Guardi, le faccio un esempio, perché mi ha dato un'altra idea molto bella dal mio punto di vista. Lei ricorderà che il primo momento pubblico di Gesù, pubblico dal punto di vista del suo ministero, nel Vangelo secondo Luca, è il discorso della sinagoga di Nazaret, il famoso discorso dei rotoli di Isaia che viene. Allora, qual è il dato fondamentale che emerge in continuità tra quel discorso più o meno costruito coi dottori e questo inizio? Il cuore del messaggio evangelico, la liberazione per coloro che sono in difficoltà, che sono drammaticamente. Allora, essere nelle cose del padre mio vuol dire, a 30 anni e oltre, andare in quella direzione. Ma quel che è successo dell'infanzia di Gesù, con buona pace di coloro che talvolta ne parlano come se fossero stati là con loro, ci sfugge quasi ampiamente. O perlomeno, se noi vogliamo avere delle informazioni di carattere culturale generale, agli apocrifi dobbiamo guardare, non ai canonici, che da questo punto di vista sono assolutamente privi di indicazioni. Ma noi, dobbiamo riconoscerlo, per il discorso che Don Giovanni faceva all'inizio di questa serata, noi abbiamo avuto un'educazione che nei secoli
ci ha fatto credere che quei versetti, come d'altra parte i primi 11 libri, capitoli della Genesi, fossero la descrizione parola per parola delle cose, di come erano andate le cose. Vorrei sapere quali altri, diciamo, elementi ci avvicinano il discorso matteano con il richiamo al profetismo di Isaia. Per esempio abbiamo quella bella immagine, quella definizione ante litteram di Cristo, Padre Eterno, Principe della Pace e Consigliere Ammirevole. E questa è, diciamo, un'anticipazione del Vangelo di Matteo. Ecco, magari qualche altro ragguaglio per far lumeggiare meglio queste... Il libro di profezia è il più citato non soltanto in Matteo, ma globalmente nel Nuovo Testamento. Se noi facciamo una sorta di catalogo delle citazioni esplicite o delle allusioni che troviamo dal punto di vista profetico all'interno del Nuovo Testamento, Isaia è certamente il testo più riscontrabile. Allora, se noi nelle poche citazioni che io ho proposto e di cui non ci siamo potuti occupare per ragioni di tempo, ma a cui rimando a tutti coloro che volessero approfondire il dato, noi guardiamo in queste citazioni matteane Isaia che ruolo ha. Per esempio scopriamo l'importanza, e non soltanto in Isaia, ma in particolare, non soltanto in Matteo, ma in particolare in Matteo, dei canti del servo sofferente del Signore. Per esempio, i quattro componimenti tra il capitolo 40 e il capitolo 52-53, che sono quattro componimenti poetici di grandissima e straordinaria bellezza e che sono stati letti nelle origini cristiane come sostanzialmente delle prefigurazioni della vicenda di Gesù, dalla passione fino alla morte di croce, delle forme che sappiamo. Ma accanto a questo ci sono per esempio altri riferimenti. Cito un passo del capitolo 4, siamo alla pagina 3 del fascicolo distribuito, dove, citando Isaia 9, il testo matteano dice: lasciata Nazara venne ad abitare a Cafarnao, che è lungo il mare, nei territori di Zabulon e di Neftali, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia, che dice: terra di Zabulon e terra di Neftali, via del mare, al di là del Giordano, Galilea delle genti, il popolo che era seduto nelle tenebre ha visto una grande luce, e per quanti erano seduti in una regione e ombra di morte, una luce si è elevata per loro. E qui siamo al capitolo 9, quindi nell'arco del libro di Isaia, probabilmente riconducibile all'Isaia storico, quindi all'Isaia dell'ottavo secolo avanti Cristo. Ma se noi facciamo altri riferimenti ad altri passaggi, cito soltanto un altro richiamo che mi pare particolarmente significativo, per esempio, oltre al testo di Isaia 7 che ho citato prima nell'episodio dell'annunciazione a Giuseppe, possiamo vedere un altro riferimento all'interno del Carmelo del Servo Sofferente nel capitolo 12, siamo nella seconda parte del foglio 3. Vi dico che qui c'è qualcosa più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significa amore misericordioso, io voglio non sacrificio, non avreste condannato persone senza colpa. E questo è Isaia, e scusate Osea. Ma più avanti, ma Gesù saputo si allontanò di là, e molti lo seguirono e li guarì tutti, e ordinò loro di non divulgarlo, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia, che dice: ecco il mio servo che io ho scelto, il mio prediletto, nel quale la mia persona si compiace. Cioè la valutazione che legge la figura di Gesù, del Gesù che in questo caso è guaritore, liberatore dal male nel quadro generale, in questa prospettiva di compimento dell'oracolo profetico. Allora, nella linea che lei diceva, mi permetto di aggiungere un altro elemento. Credo che leggere i testi dei libri profetici del Primo Testamento, come avete avuto modo di introdurvi a fare in questi incontri, può essere importantissimo dal punto di vista non soltanto della conoscenza storico-culturale della realtà profetica, ma a maggior ragione nel senso di, dopo evidentemente molti secoli, di riflettere sull'importanza della Torah e dei principi fondamentali della Torah per la vita di tutti, perché in quanto figli del giudaismo nei termini che sappiamo, quel riferimento resta molto importante anche per noi, a condizione evidentemente che non riduciamo per esempio le cosiddette 10 parole o 10 comandamenti a 10 regolette più o meno moralistiche, perché se facciamo così è del tutto evidente che siamo lontanissimi non soltanto dallo spirito di Esodo e Deuteronomio, ma ancora di più, mi permetto di dire, dallo spirito di tanti profeti che richiamavano alla centralità della Torah nel senso più vitale ed esistenziale.